più giovane delle qualificate, adesso di nuovo alle Olimpiadi, che effetto fa? Allora, la prima volta diciamo ero piccola, quindi ero un po' nel mondo dei sogni. Adesso è una cosa più concreta. L'obiettivo non era proprio questo, era comunque di vincere, però davvero sì, sono una strada. Ma infatti stamattina l'avresti detto di fare un passo. Ma è una gara che diciamo è un po' particolare, non so mai cosa va a finire nel pomeriggio, però stamattina mi sentivo bene, quindi speravo di fare veramente un grande tempo. Sì, diciamo che dopo l'Olimpiade il mio fisico era cambiato, dovevo un attimo riassestarmi. Non ho mollato, ci ho creduto fino alla fine e i risultati sono venuti. Cos'è successo? Cos'è cambiato quest'anno? Cos'è successo? Diciamo che l'obiettivo era comunque di provare a fare un'Olimpiade vera e propria. Non ho mai mollato, ho avuto le possibilità comunque di allenarmi sempre, palestra, piscina, quindi ci ho provato fino alla fine. Ecco. Senti, non è facile essere allenato da un padre, ecco. Che succede a casa? Ci sono alti e bassi, diciamo, però riusciamo a gestire bene. Adesso io non vivo più a casa con i miei, quindi diciamo un po' abbiamo staccato. Okay, però riusciamo sì, a gestirla. Io in acqua lo chiamo Stefano, con un allenatore normale, a casa a babbo. La dedica è per lui o per chi? Sì, anche per i miei nonni, la mia famiglia che davvero mi sta dietro tantissimo, e alla mia zia che non c'è più. Ti senti più forte di 4 anni fa, visto che il tempo di personale? Sì, diciamo che a livello anche in acqua, di palestra, è cambiato veramente tutto, quindi anche le forze, la nuotata sono cambiate. A livello di stile, tecnicamente, dov'è che sei migliorata e dov'è che magari puoi migliorare ancora? Allora, i miei due stili principali erano il dorso e la rana, che comunque ho dovuto sempre mantenere il più possibile, gestirli, e la carenza era nel delfino, che infatti passavo sempre molto indietro, però avendo migliorato la forza anche a delfino sono riuscita, ecco, a migliorare tanto, e in un 4 misto e in un 200 misto è fondamentale. La mascotta donna di una ragazza grande, ecco, dimmi un po' cosa c'è. Grazie. Diciamo che sì, da mascotta a donna è diverso, è un concetto ben diverso. Però le curiosità sono, fai delle cose più, diciamo, da grande, insomma. Sì, sì, è cambiato. Da grande qual è, sempre, cosa fai adesso? Ma mi piace andare a fare shopping, vedere film, e le serie TV ogni tanto la sera quando stacco mi rilasso e guardo la televisione.